Sorpresa! Ciao a tutti, bentornati sul mio canale o se siete nuovi, benvenuti! Io mi chiamo Elisa e solitamente ogni lunedì mi siedo qui con voi e vi racconto una storia di true crime che mi ha particolarmente scioccata. Ma per tutto il mese di dicembre ho deciso che voglio fare un video in più a settimana facendo una sorta di rubrica dedicata ai leader di culti. Oh yes! Volevo fare un altro tipo di rubrica, ma in realtà più lavoravo su questo video e più mi è cresciuta questa voglia di dedicare la rubrica di dicembre a questi folli che convincono altri folli a fare robe allucinanti. Mi ha sempre affascinata molto questa cosa, il potere mentale che una singola persona può avere nel fare queste cose che vedremo ogni venerdì. Quindi spero che l'argomento vi interessi. Non vi dovesse interessare, non c'è pericolo, perché ogni lunedì faccio i miei soliti video true crime. Quindi chiudo la bocca perché questo video sarà decisamente lungo, c'è un sacco di cose da sapere su Charles Manson, perché oggi parleremo di Charles Manson, e so che probabilmente tanti di voi, se non tutti, hanno già sentito nominare questa persona, ma magari non sapete tutti i dettagli e tutte le cose che andrò a raccontare in questo video. E in questo video partirò dalla sua infanzia, perché anche lì secondo me è interessante sapere la storia di come sono cresciute queste persone, perché spesso queste persone veramente passano un'infanzia di me. E questa non è una giustificazione, non li sto giustificando assolutamente, sia chiaro, però penso sia interessante sapere che cosa potrebbe averli portati a fare quello che poi hanno fatto. Detto questo, iniziamo. Charles Manson nasce a Cincinnati in Ohio il 12 novembre del 1934 e dello Scorpione e nasce col nome Charles Miles Maddox. E prende il cognome da sua madre, che si chiamava Kathleen Maddox. E sua madre aveva solo 16 anni quando l'ha partorito. E stava con un uomo che però, appena scopre che Kathleen è incinta, elegantemente scappa via. E si pensa che Charles non abbia mai conosciuto suo padre, il suo padre biologico. Ma più tardi conosce un uomo di nome William Manson, di cui Charles prenderà il cognome. E quest'uomo purtroppo aveva un serio problema con l'alcol, beveva tantissimo, aveva questa abitudine non proprio carina di sparire per giorni e giorni, che chiaramente dopo un po' ha portato lui e Kathleen a divorziare. E in quanto a Kathleen, la madre di Charles, sicuramente non era un angelo neanche lei. Aveva anche lei un serio problema con l'alcol e di professione faceva la prostituta. Non so se c'è un nome più carino per definire prostituta, so che in inglese c'è tutto un dibattito su un nome politicamente corretto per definire una prostituta, ma in italiano non c'è, vero? Ho cercato ma non ho trovato niente, quindi faceva la prostituta. Quindi anche Kathleen beveva molto e aveva anche lei l'abitudine di sparire per giorni interi, lasciando il piccolo Charles spesso completamente da solo, ed era solo un bambino, oppure lo lasciava a chi capitava. Nel 1939 Kathleen viene anche arrestata per rapina a mano armata, nonostante avesse in realtà usato una bottiglia di ketchup come pistola finta, e le viene data una condanna di 10 anni di prigione. Quindi Charlie va a vivere con i suoi zii e dopo 5 anni di prigione sua madre esce in libertà vigilata e Charles torna a vivere con lei. E a questo punto Charles ha soltanto 9 anni ma ha già cominciato la sua carriera criminale. Salta spesso la scuola e ruba tantissimo. E le prime settimane che Charles passa con sua madre dopo essere tornato a vivere con lei, le descriverà come il periodo più felice della sua vita. Ma presto le cose tornano come erano prima, sua madre ricomincia a bere e lui ricomincia a saltare la scuola, a rubacchiare qua e là, e sua madre non ha proprio nessuna voglia di stare dietro a queste bravate di Charles e quindi inizia a cercare una casa adottiva dove poterlo lasciare. Ma non ha molta fortuna, non ne trova nessuna e quindi decide di mandare Charles ad una scuola per soli ragazzi nell'Indiana. E questa scuola era molto severa e usava come metodo punitivo la violenza fisica per ogni singola cosa. E questo sarà solo il primo di una serie di istituti in cui Charles finirà. Ma presto Charlie scappa da questo istituto e torna a casa da sua madre, convinto che lei sarebbe stata felice di vederlo. E invece non proprio, perché lei appena lo vede, lo prende e lo riporta subito in questa scuola. Dopo 10 mesi in questa scuola Charles prova di nuovo a scappare, ma questa volta chiaramente non torna da sua madre e se ne va ad Indianapolis, dove commette il suo primo vero e proprio crimine, perché deruba un supermercato e con i soldi si compra del cibo e un posto dove stare, affitta una sorta di camera. E a questo punto Charlie è solo un ragazzino, ha soli 13 anni, ma si trova un lavoretto e continua appunto a rubacchiare qua e là per, diciamo, arrotondarsi lo stipendio. Ma ad un certo punto la polizia lo becca
e lo manda in un altro istituto per soli ragazzi, che era una sorta di scuola, ma anche una sorta di riformatorio nel Nebraska. E questo posto aveva la reputazione di essere l'istituto più severo degli Stati Uniti. Ed era uno di quei posti che vantava il fatto di riformare i ragazzi dal carattere molto difficile come Charles. E ovviamente il metodo per fare questo era la violenza fisica, chiaramente. Ma dopo soli 4 giorni che Charles è stato mandato in questa scuola, ruba una macchina insieme a un altro suo compagno di scuola e scappano in Illinois. Ovviamente iniziano a rubare anche lì per poter sopravvivere, ma la polizia di nuovo li becca. E questa volta hanno oltrepassato il confine dello stato con una macchina rubata e questo costituisce un reato federale. Quindi stavolta il giudice li manda in un vero e proprio riformatorio in cui gli altri ragazzi erano dei veri e propri criminali e Charles in confronto era veramente un novellino, era un principiante in confronto. E chiaramente questo posto era ancora più severo e difficile degli altri. Anche qua ogni volta che sbagliavi venivi picchiato violentemente. Charlie dirà in seguito che gli altri ragazzi di questo posto l'hanno violentato già da subito, non appena è arrivato. E Charlie fino a quel momento se l'era cavata in qualche modo grazie alla sua grande capacità di manipolare le persone, quindi lui aveva sempre manipolato le persone per ottenere quello che voleva. Ma in questo posto questa cosa non serviva assolutamente a niente. L'unico modo per sopravvivere in questo posto era sottomettersi e sperare di non venire massacrato di botte o stuprato. E Charlie prova diverse volte a scappare da questo posto, ma senza successo. Il primo tentativo di fuga fu nel 1949, in cui riuscì a scappare per sole 12 ore prima di essere beccato e riportato dentro. Un altro tentativo lo fece con un altro ragazzo e a questo punto Charlie ha 16 anni. Nel 1951 riescono a scappare per 3 giorni, rubando una macchina e di nuovo oltrepassando il confine dello stato. A questo punto Charlie viene mandato in un altro riformatorio a Washington DC e gli viene ordinato di rimanere in questo posto fino all'età di 21 anni. Ma questo riformatorio non è così terribile come l'altro in realtà. E Charlie viene anche seguito da uno psichiatra che determina che Charlie è molto intelligente, il suo quoziente intellettivo è decisamente sopra la media, nonostante Charlie non sappia né leggere né scrivere, completamente analfabeta. E determina anche che sia un bravissimo manipolatore e che probabilmente avrebbe sempre cercato di essere la parte dominante nelle relazioni con gli altri. E qua Charlie si approccia per la prima volta alla musica, cosa in cui eccelleva. Ad un certo punto la sua famiglia prova a farlo uscire in libertà vigilata perché pensano che dopo 6 anni passati in tutti questi istituti magari l'hanno fatto cambiare in qualche modo. E tutto quello che Charlie doveva fare per poter uscire era tenersi fuori dai guai fino a febbraio del 1952. Ma Charlie non ce la fa proprio e viene trovato mentre sodomizzava uno dei suoi compagni di riformatorio mentre gli puntava un rasoio alla gola. Chiaramente non lo rilasciano e all'età di 17 anni viene spostato in un riformatorio federale in Virginia. E in questo posto Charlie è definito come un detenuto molto pericoloso e fa del male agli altri prigionieri regolarmente. Quindi viene ulteriormente trasferito in un altro riformatorio e a questo punto è considerato un caso senza speranza, un criminale destinato a essere per sempre niente più di un criminale. Ma poi succede una cosa molto strana. Alla fine del 1952 Charlie smette di essere questo detenuto pericoloso e passa tutto il 1953 a focalizzarsi sugli studi, impara a leggere e scrivere e all'età di 19 anni viene considerato completamente riformato e viene rilasciato nel 1955. E va a vivere con alcuni membri della sua famiglia, ma non con sua madre. Si trova un lavoretto, ma dopo tutti questi anni passati in riformatorio ha delle serie difficoltà a funzionare correttamente all'interno della società. Non era proprio capace a parlare alle persone, tantomeno alle persone della sua età e tantomeno alle donne. Sua nonna, con cui viveva, lo diciamo costringe ad andare in chiesa tutte le settimane e lo costringe ad andare a catechismo tutte le domeniche, pensando che in questo modo lui avrebbe potuto farsi degli amici. Ma Charlie non sapeva proprio come farsi degli amici, non sapeva di cosa parlare con le altre persone. Consideriamo che ha passato fino a quel momento tutta la sua vita in riformatorio, quindi ha iniziato a parlare alle persone della sua esperienza al riformatorio, di tutta la violenza che faceva sugli altri o che riceveva, col pensiero che magari li avrebbe impressionati in modo positivo. D'altronde quello era tutto quello che conosceva. Charlie non ha mai conosciuto altro se non violenza fino a quel punto. Chiaramente l'effetto che faceva sugli altri era al contrario
E molto presto tutti i genitori di questi ragazzi che andavano a catechismo con lui hanno vietato a tutti di fare amicizia con Charlie. Quindi Charlie non è sicuramente il ragazzo più popolare della città, ma a un certo punto conosce una ragazza che invece lo è molto popolare, molto carina. E iniziano a uscire insieme. E la gente è un po' sconvolta perché a nessuno piaceva Charlie. Charlie era universalmente disprezzato. E lei invece era tutto l'opposto. Però a quanto pare a lei forse piaceva proprio questa immagine di Charlie del bad boy. E dopo pochi mesi si sposano. Affittano una casa e Charlie fa diversi lavori per poter mantenere la sua nuova famiglia. Si fa addirittura degli amici, impara a suonare la chitarra. Ma dopo poco tempo inizia ad annoiarsi e non capisce perché deve fare così fatica per lavorare così tanto. E nonostante questo, non avere comunque i soldi per pagare le bollette o per arrivare a fine mese. La moglie, di nome Rosalyn, era anche incinta del loro primo figlio. Di conseguenza lui doveva anche pagare tutte le visite mediche, che erano molto care. Quindi tutto questo porta Charlie a ricominciare a rubare. E inizia a rubare delle macchine per poi rivenderle fuori dallo Stato. E dopo un po' decide che vuole andare a trovare sua madre, che nel frattempo si era trasferita in California. Quindi va insieme a Rosalyn, sua moglie, usando una delle sue macchine rubate. Ma la polizia ovviamente lo ferma di nuovo e ricordiamoci che oltrepassare la linea dello Stato con una macchina rubata è reato federale. Ma Charlie implora il giudice di lasciarlo libero. Gli spiega che ha una nuova famiglia, che sua moglie è incinta, che lui ha passato tutta la sua adolescenza in riformatorio e che quindi stava solo cercando di assestarsi. Gli chiede di poter essere libero per vedere suo figlio crescere. E il giudice a quanto pare si impietosisce e lo lascia libero. Lo condanna a 5 anni di libertà vigilata. Ma deve essere anche sentenziato per il reato di aver rubato la macchina. E quindi a questo punto Charlie entra nel panico e scappa via. Scappa via insieme alla moglie, vanno ad Indianapolis, posto in cui poi sua moglie partorirà il loro primo figlio, che verrà chiamato anche lui Charles Manson Jr. Charlie viene poi arrestato per essere scappato via, ma questa volta non è più un adolescente, di conseguenza viene mandato in una vera e propria prigione. Ma questa è una prigione non male per lui, è piena di criminali che non sono troppo violenti e Charlie non ha nessuna difficoltà in questo posto, anzi, impara un sacco dagli altri detenuti. Ovviamente impara cose tipo come essere un manipolatore più bravo, come essere un criminale migliore e questo suo essere un bravissimo manipolatore lo porta a capire come essere un prigioniero modello, come stare a tutte le regole della prigione in modo da poter uscire prima. E ci riesce fino al giorno in cui sua moglie smette di andarlo a trovare e anzi chiede il divorzio. Lascia il loro appartamento e va a vivere con un altro uomo, portandosi dietro il loro figlio. E Charlie era effettivamente vicino alla data in cui l'avrebbero rilasciato, ma dopo questa notizia impazzisce completamente e prova a scappare. Alla fine verrà rilasciato il 30 settembre del 1958, dopo aver passato 2 anni e mezzo in prigione. E va subito a vivere con sua madre. Chiaramente ha molte difficoltà a trovare lavoro, dato il suo passato criminale. Ma ora Charlie ha deciso che vuole lavorare in proprio, vuole godersi la vita, non vuole più dipendere da nessuno. E decide di fare il pappone. Anche lì, qual è un'altra parola politicamente corretta per pappone? Non la conosco. Se la sapete, ditemela, lasciatemela nei commenti. Quindi, appunto, si apre la sua attività e inizia ad assumere, diciamo, delle ragazze per farle poi prostituire. Ma rischia grosso già dall'inizio perché il padre di una di queste ragazze va alla polizia e racconta tutto. Quindi da lì decide che le ragazze che avrebbe assunto non avrebbero più potuto avere contatti con la loro famiglia. Dopo un po' questo suo business comincia a funzionare, quindi lui se ne va da casa di sua madre e va a vivere con un altro suo ex compagno di prigione che anche lui fa il pappone. Protettore, forse il termine è un po' più carino per dire pappone. Ma questa persona è sorvegliata dall'FBI, quindi non è proprio la situazione ideale per Charlie. E dopo un po' Charlie viene arrestato di nuovo per aver compilato degli assegni falsi. Ma una delle sue ragazze va dal giudice e lo implora di avere pietà. Gli dice che è incinta di Charlie e che si sarebbero dovuti sposare, vivere una vita insieme. E il giudice effettivamente si impietosisce, io non capisco tutti questi giudici che si impietosiscono, e gli dà una sospensione della pena di 10 anni e lo lascia andare mettendolo in libertà vigilata di nuovo. E Charlie finisce davvero con lo sposare questa ragazza, ma non lo fa tanto per amore, quanto per il fatto che si mette ancora una volta nei guai, perché viene beccato dalla polizia mentre sta trasportando le sue ragazze al di là dello Stato per farle prostituire, e quindi sposando questa ragazza lei non avrebbe potuto testimoniare contro di lui. E lei finisce veramente per rimanere incinta di Charles. Ma Charles, dopo essere appunto stato beccato con queste ragazze che le trasportava al di là dello Stato, scappa, lascia la città e lascia questa ragazza da sola.
incinta a dover affrontare il fatto che probabilmente sarebbe finita in prigione per questo. Quindi questa ragazza, per un suo interesse, va dalla polizia e dice che infatti sì, Charles Manson stava trasportando tutte quelle ragazze, lei compresa, per farle prostituire. Così che la polizia emana un mandato di cattura verso Charles Manson. Lo catturano e a questo punto Charles ha 26 anni e gli fanno scontare la pena che gli era stata sospesa di 10 anni. Siamo nel 1961 e viene trasportato in un penitenziario di Washington. E da questo posto non c'è nessun modo di poter scappare perché era su un'isola, quindi era tutto circondato dall'acqua. Charlie in prigione continua a studiare, continua a suonare la chitarra e inizia ad interessarsi a Scientology. Di bene in meglio. E si interessa a Scientology non tanto per l'aspetto religioso, che pensava fosse un po' troppo, un po' too much. Cioè, Scientology era troppo, persino per Charles Manson, ma più che altro per gli insegnamenti che dava, perché Scientology insegnava un sacco di cose che per lui sarebbero state poi utili in futuro, tipo di come bisogna prendere i propri vecchi traumi e superarli guardando al futuro e liberarsi dalle proprie paure, dai propri limiti, per poter andare verso un futuro più luminoso e spirituale. E Charles impara tutti questi insegnamenti non per se stesso, ma perché ha intenzione di insegnarli agli altri. E sempre in prigione sente parlare dei Beatles per la prima volta e se ne innamora perdutamente. Non tanto per la musica, che comunque gli piaceva tantissimo, ma quanto per il fatto che in tutto il mondo ci fossero milioni di persone che li idolatravano in questo modo allucinante, pendevano dalle loro labbra. E Charlie, anche lui, sapeva cantare, sapeva suonare la chitarra e inizia a dire che un giorno sarebbe stato più famoso dei Beatles e lui ci credeva fermamente in questa cosa. E da quel momento in poi passa tutto il suo tempo in prigione a suonare la chitarra e a scrivere canzoni. E mentre è in prigione, ancora una volta, sua moglie chiede il divorzio e a quanto pare anche il figlio di questa sua seconda moglie si chiamerà Charles. Quindi ci sono già tre Charles Manson nel mondo. Charles verrà rilasciato il 21 marzo del 1967, dopo più di 6 anni in prigione. E pare che a questo punto Charles non volesse più uscire di prigione, pare che abbia implorato le guardie di farlo rimanere lì, dicendo che davvero non sapeva come funzionare in modo adeguato nella società e che sarebbe tornato comunque alla vecchia vita. E se riflettiamo un attimo, a questo punto Charlie ha 32 anni e ha passato più della metà della sua vita tra riformatori e prigioni. E mentre lui era in prigione, nel frattempo fuori il mondo stava cambiando velocemente e la cultura hippie stava crescendo esponenzialmente. Era un mondo completamente diverso da quello a cui era abituato Charlie. C'era gente per strada che manifestava per le loro cause, uomini con i capelli lunghi, donne che portavano i jeans, e la gente lottava per poter vivere liberamente, liberi dalle costrizioni sociali, libere dalle costrizioni portate dal governo, dai soldi. E questa cosa a Charlie piaceva molto, soprattutto per il fatto che queste persone lo seguivano molto facilmente. A queste persone non importava niente che Charlie avesse passato più della sua vita in prigione. Anzi, questo voleva dire che Charlie aveva avuto il coraggio di ribellarsi alle autorità, quindi questo rendeva Charlie ai loro occhi come una persona da ammirare. E volevano tutti sapere delle sue storie che aveva da raccontare sugli anni passati al riformatorio. E c'era anche ovviamente il movimento dell'amore libero. Dovevi amare chi volevi, quando volevi, dove volevi. E questa cosa però mette fine al sogno di Charlie di diventare un protettore, perché la gente non era più disposta a pagare per fare sesso quando chiunque poteva farlo gratuitamente. Il primo posto in cui Charlie va dopo essere uscito dalla prigione era San Francisco, che era il fulcro della cultura hippie. E non voleva trovarsi un lavoro perché si riteneva superiore a qualsiasi tipo di lavoro che avrebbe potuto trovare col suo passato da criminale. E lui voleva essere un musicista famoso. E in San Francisco conosce un sacco di gente per strada, un sacco di gente hippie, tra cui la 23enne Mary Brunner, che lavorava in una libreria. Mary era nuova in quella città, non aveva amici, non aveva nessuno, era da sola, quindi era una vittima perfetta per Charlie, che subito cerca di sedurla,
Lei dice che non ha un posto dove stare, non ha un posto dove andare e lei subito si offre e gli dice di rimanere da Larry. E Mary era la persona perfetta che Charlie poteva manipolare come voleva. Quindi Charlie inizia a stare da lei e non aveva nessun impegno, nessun obbligo, non doveva pagare bollette, non doveva pagare affitto, stava tutto il giorno in giro a suonare la sua chitarra con una bella ragazza a casa e portava anche molto spesso altre ragazze a casa da Mary, sempre in linea con il concetto di amore libero. Ad un certo punto va a Los Angeles, città in cui trova un sacco di artisti e di musicisti, e incontra per la prima volta la 18enne Lynette Fromm. E la incontra mentre è seduta su una panchina che sta piangendo. Quindi figuriamoci la vittima perfetta per Charlie, che va subito a consolarla. Lynette ha passato tutta la sua infanzia a ballare e cantare in televisione, finché non ha iniziato il suo periodo dell'adolescenza e si è completamente ribellata. Ha iniziato a fare uso di droghe, ha iniziato a prostituirsi e ha anche tentato il suicidio 2 volte. Era una ragazza molto problematica e quello era esattamente il tipo di ragazza che Manson poteva manipolare facilmente. Inizia a raccontarle di come doveva disfarsi dai suoi limiti fisici e mentali e che il fato li aveva fatti incontrare. E le chiede di andare a casa con lui, da Mary, e lei accetta. Lynette verrà in futuro conosciuta all'interno della Manson Family come Squeaky. Un giorno Charlie, Lynette e Mary vanno di nuovo a Los Angeles per incontrare un amico di Charlie, un ex compagno di prigione, e quest'uomo presenta a Charlie Pat. Ok, non so dire questo cognome. Krenwinkel, Pat. E anche Pat era una ragazza molto infelice. I suoi genitori stavano divorziando e lei stava vivendo un periodo della sua vita molto, molto difficile. Ma Charlie ovviamente ha trovato subito le cose giuste da dirle per consolarla e vanno a letto insieme quello stesso giorno. E anche lei finisce con l'andare via insieme a Charlie, Lynette e Mary. E così la Manson Family si stava iniziando a formare. E il periodo successivo lo passano tutti insieme a bordo del loro furgoncino Volkswagen e vanno in giro, fanno una sorta di campeggio, passano le giornate intorno al falò, a cantare, a suonare la chitarra, a fare uso di droghe. E Charlie ha manipolato queste ragazze proprio nel profondo, fin dall'inizio, e faceva cose tipo portarle nel bosco, le faceva stare con le spalle contro un albero e lanciava coltelli sopra le loro teste e gli diceva che se avessero anche solo chiuso gli occhi, voleva dire che non si fidavano abbastanza di lui. E loro lo facevano senza chiedere neanche una domanda, perché ogni volta che facevano queste cose, l'attenzione che ricevevano successivamente da Manson era talmente tanta e loro si sentivano così amate, così importanti, che erano delle sensazioni che nella loro vita non avevano mai provato. Quindi il fatto di riceverle da Charlie faceva valere la pena fare tutte queste cose qua. La prossima ad unirsi alla Manson Family è Susan Atkins. Ai tempi aveva 20 anni, sua madre era appena morta ed era stata lasciata da sola a badare al suo fratello più giovane e a suo padre. E lei era molto contrariata di questo. Si sentiva rifiutata, ignorata da tutti, soffriva di depressione e aveva anche tentato il suicidio. Quindi quando incontra Charlie, di nuovo riceve tutte le attenzioni che non ha mai avuto nella vita e decide di seguirlo. Vanno ovviamente a letto insieme e Charlie le dice che molte ragazze come lei hanno desideri sessuali verso il loro padre e che lei doveva liberarsi da questo senso di colpa. E il modo per farlo era immaginare suo padre mentre faceva sesso con Charlie. E le dice che se fosse andata con lui avrebbe finalmente fatto parte di una vera e propria famiglia. E da quel momento in poi lei giura che lo avrebbe seguito per il resto della sua vita. Quindi ora Manson ha questa famiglia di ragazze che lo seguono dappertutto e fanno tutto quello che lui dice. Dopo un po' lui inizia a chiedere a queste ragazze di fare sesso anche con uomini al di fuori di lui, per il concetto di amore libero, ma in realtà era semplicemente un modo per poterle controllare meglio senza che loro se ne rendessero neanche conto e anzi pensavano di essere davvero libere, grazie a lui. Mary e anche un'altra ragazza rimangono incinta di Charlie e quindi con la famiglia che stava crescendo sempre di più decide di cambiare casa, diciamo, e decide di abbandonare il furgoncino Volkswagen e di andare a stare in uno di quegli scuola bus gialli. E vuole che la famiglia cresca ancora di più, quindi adesso si focalizza sugli uomini, vuole arruolare degli uomini e decide che il posto in cui trovare uomini che si uniscano alla family è Los Angeles.
Angeles. E lui si aspetta anche che appena arrivato a Los Angeles avrebbe avuto successo come cantante. Era certo che gli avrebbero subito offerto qualche contratto da qualche casa discografica. E diceva alla sua family che voleva diventare famoso non per la fama, ma per poter illuminare il resto del mondo attraverso le sue canzoni. Quindi appena arriva a Los Angeles incontra un uomo che si chiama Gary Stromberg, che lavorava alla Universal, e ottiene un meeting con lui e porta con sé tutte e quattro le sue ragazze. E Stromberg in futuro ricorderà come queste quattro ragazze durante il meeting stavano completamente immobili, guardando continuamente Charlie, aspettando che lui le dicesse cosa fare. E che ad un certo punto addirittura Charlie ha chiesto a Lynette di baciargli le scarpe e lei l'ha fatto immediatamente. E Stromberg dice che non ha visto paura negli occhi di Lynette, che non l'ha fatto perché aveva paura di Charlie, ma era sincera ammirazione la sua. Quindi Stromberg registra insieme a Charlie nello studio per più di 3 ore, ma questa cosa è un completo disastro. E Stromberg dice a Charlie di tornare a casa e continuare a lavorare sulla sua musica e di chiamarlo poi quando l'avrà fatto. Ma Charlie ovviamente è molto contrariato da questa cosa, dice che Gary non lo capisce, non capisce la sua musica è troppo profonda per Gary e che comunque non voleva che nessuno gli dicesse come fare o non fare la sua musica. Una volta a Los Angeles devono trovare un altro posto dove stare perché su questo scuolabus chiaramente non ci sono bagni, non ci sono posti in cui si possono lavare. Quindi si spostano in un'area di Los Angeles in cui ci sono degli alloggi ed è lì che incontra Bobby Beausoleil e i due diventano subito amici. E Charlie nota che anche Bobby ha sempre intorno a sé un gruppo di ragazze che lo seguono e che lo adorano e fanno tutto quello che vuole. Ma questo è più che altro probabilmente perché Bobby era un bellissimo ragazzo e quindi probabilmente quello era il motivo. E Charlie sapeva che se fosse riuscito a far entrare Bobby nella Manson Family, la famiglia sarebbe cresciuta esponenzialmente. Bobby e Charlie formano un gruppo musicale che si chiama The Milky Ways e Bobby indirizza Charlie verso un uomo che si chiama Gary Hidman, che era un famoso insegnante di musica, con cui Charlie diventa subito amico. A questo punto un'altra ragazza di 14 anni di nome Diane Lake si unisce alla famiglia insieme a Ruth Morehouse. Quindi adesso la famiglia Manson, con queste nuove aggiunte più tutti i bambini che stanno nascendo, sta veramente crescendo molto. E tutti nella famiglia avevano una sorta di soprannome. C'era Squeaky, Lulu, Snake, perché Charlie sosteneva di non credere nella restrizione di avere un nome e un cognome, ma in realtà questa è solo un'altra tecnica per manipolare le persone e per privarle della loro identità. Manson sosteneva che per far parte della famiglia dovevi essere libero e privarti di tutti i tuoi possedimenti e anche del tuo nome e della tua data di nascita. Le madri non potevano neanche crescere i propri figli perché Manson sosteneva che i genitori biologici sono quelli che rovinano i figli e quindi questi bambini che nascevano erano figli di tutti e tante volte loro stessi non sapevano chi fosse la loro vera madre. Una curiosità da sapere è che la famosissima band degli anni 60, The Beach Boys, ha una strana connessione con la famiglia Manson. Perché un giorno alcuni membri della family stavano facendo l'autostop e vengono caricati da Dennis Wilson, che era il batterista e anche il fondatore dei Beach Boys, che invita queste ragazze a cui ha appena dato il passaggio a casa sua per un drink. E quando le ragazze tornano da Charlie e gli dicono che hanno conosciuto questo ragazzo, ma loro non sapevano neanche chi fosse, invece Charlie sapeva benissimo chi fosse, lui ordina alle ragazze di riportarlo a casa di Dennis e quando Dennis torna a casa trova Charles Manson fuori da casa sua che lo aspetta e Dennis si spaventa e gli chiede: vuoi farmi del male? Pare che Charlie gli risponda: ti sembro uno che voglia farti del male, e che poi si mette in ginocchio e inizia a baciargli i piedi e in questo modo nasce la loro amicizia. I due erano in un senso molto simili, avevano tutti e due idee pazze sul mondo ed erano spiriti liberi. Charlie condivide con Dennis la sua droga, le sue ragazze e quindi Dennis in cambio gli presenta due persone molto famose nell'industria della musica. E per tutta quell'estate, l'estate del 68, tutta la Manson Family vivrà a casa di Dennis Wilson e lui pagherà per tutto. Paga il cibo per tutti, paga le visite mediche per tutti e paga anche diversi danni che la Manson Family fa alla sua casa. E Dennis presenta a Charlie uno che diventerà il membro più famoso della famiglia Manson, ovvero Charles
Watson, detto Tex. Tex veniva dal Texas ed era il classico ragazzo popolare a scuola. Era ricco, era di bell'aspetto, era bravo in tutti gli sport. Non era la classica persona che ti aspetti venga manipolata da uno come Manson. Ma uno degli amici di Dennis Wilson che Charlie voleva assolutamente impressionare era Terry Melcher, che era un produttore di successo della Columbia Records ed era anche il figlio di Doris Day. Ma Melcher non è per niente rimasto impressionato da Charlie, perché probabilmente per il figlio di una star qual era lui ci voleva ben altro per impressionarlo che una persona come Charlie che aveva l'abitudine di idolatrare gli altri, e a lui non importava essere idolatrato, probabilmente era già abituato a questo tipo di attenzioni. Quindi proprio a lui Manson non diceva niente e non ha mai neanche voluto ascoltare la sua musica. E Terry Melcher viveva al famosissimo 1050 di Cilio Drive, Beverly Hills in California, e questo indirizzo lo sentirete ancora nominare. E non è chiaro se Charlie sia mai entrato in casa sua, ma alla fine pare che Melcher abbia fatto una sorta di audizione a Charlie e che abbia rifiutato di fargli un contratto, semplicemente Charlie non gli piaceva. Ma pare che invece fosse interessato in qualche modo a fare un documentario su Charles Manson e sulla sua family, perché effettivamente era un evento davvero particolare che stava attirando l'attenzione di un sacco di gente, perché in questo culto, perché adesso chiamiamolo per quello che era, non c'erano solo sfigati, persone problematiche, fragili e deboli che erano state manipolate da Charlie e lo seguivano come dei cretini. C'erano anche un sacco di persone intelligenti, colte, ricche, persone che non ti aspetti. Quindi questo fenomeno aveva davvero attirato l'attenzione di molte persone. Quindi si dice che Melcher si fosse appunto interessato a fare questo documentario su Manson, questo finché non ha assistito al caratteraccio di Charles. E ha assistito a Charles che picchiava violentemente una persona senza nessun motivo. E questo ha messo fine a qualsiasi idea su questo progetto. Siamo ora nel 1969 e chiaramente il sogno di Charlie di diventare famoso, diciamo che è finito. E Melcher si trasferisce e lascia la residenza di Cilio Drive e lo dice a pochissime persone. E questa diventa la nuova casa di Roman Polanski e la moglie Sharon Tate. Alla fine dell'estate Dennis Wilson ne ha abbastanza della famiglia Manson, perché gli hanno distrutto casa, hanno vissuto a sue spese. Quindi cosa fa? Si trasferisce, lascia l'appartamento e lascia che sia il padrone di casa a sfrattare la Manson Family. E in futuro Wilson prenderà una delle canzoni di Manson, Never Learn Not to Love, e la metterà nell'album dei Beach Boys, 2020. E lo dice a Charlie che una delle sue canzoni sarebbero state nell'album. Ma questa canzone è stata riscritta totalmente da Dennis, che si è preso tutto il credito. E di Charles non c'è traccia. E come potete immaginare, Charles era furioso. E pare che a un certo punto gli abbia mostrato un proiettile e gli abbia detto di stare molto attento e di mettere al sicuro i propri figli. Fondamentalmente minaccia lui e tutta la sua famiglia. Ma si dice che Dennis Wilson non aveva intenzione di stare alle sue minacce e lo riempie di botte. Dopo essere stati sfrattati da casa di Dennis, la Manson Family va ad abitare allo Spahn Ranch. Lo scuolabus si era rotto e una delle ragazze della famiglia Manson dice di conoscere una persona che può ripararlo, e questa persona viveva in questo ranch. E appena Charlie arriva in questo ranch capisce che quello è il posto perfetto in cui lui e la sua famiglia possono rimanere a vivere, perché era un posto veramente molto grande e c'era talmente tanto spazio che ognuno poteva avere la propria stanza. E questo ranch praticamente era un vecchio set usato per i film western, che era stato, diciamo, semi-abbandonato, e il proprietario era un uomo che si chiamava George Spahn e che faceva soldi affittando i cavalli ai turisti che volevano farsi delle passeggiate nella natura circostante. Ma ormai George era vecchio ed era quasi cieco, quindi il ranch era abbandonato a se stesso, lui non era più capace di prendersene cura, e come al solito Charles Manson ha visto una possibilità e ha chiesto a George di poter rimanere lì con la sua family a vivere gratis. In cambio si sarebbero presi cura del ranch al posto suo e avrebbero mantenuto il business di appunto affittare i cavalli ai turisti. E George accetta. E per essere sicuro che George non cambiasse idea, mette subito Lynette a vivere nella stessa stanza con George, un po' come badante, donna delle pulizie, e Charlie le dice che deve fare sesso con George molto spesso, così da tenerlo felice e soddisfatto. E Lynette lo fa ed è contenta di farlo, ed effettivamente è proprio George a dare il soprannome Squeaky a Lynette.
E a quel punto la famiglia Manson è cresciuta moltissimo. Da 18 membri che erano, adesso sono più di 35 persone. E Charlie sente che ha finalmente il totale controllo sulla famiglia, perché sono in questo ranch, isolati da tutto e da tutti. Non hanno nessuna influenza esterna che possa far capire alle ragazze che cosa Charlie stesse facendo. Non che ci fossero dubbi, nessuno ha mai pensato di dubitare di Charlie, neanche al di fuori. Anzi, ripeto, come ho già detto, questo fenomeno era davvero visto con molta ammirazione da fuori. Nessuno dubitava che ci fosse qualcosa di losco. Charlie proibisce alle ragazze della family di avere dei soldi con loro. Le ragazze non potevano toccare i soldi, solo gli uomini potevano. E quando le ragazze uscivano, dovevano sempre essere accompagnate da un uomo che appunto gestiva i soldi. Un po' il concetto del prostitute con il protettore. E all'interno della famiglia ovviamente si divideva tutto: il cibo, il lavoro. E una curiosità da sapere è che un sacco di cose erano proibite, tipo i libri, perché Charles pensava che non si fidava degli autori che scrivevano questi libri perché non erano illuminati come lo era lui. Erano proibiti gli orologi e anche gli occhiali da vista, perché Charlie sosteneva che se tu eri mezzo cieco, allora era l'universo che voleva che tu vedessi il mondo attraverso quegli occhi e non dovevi avere nessuna influenza esterna, neanche un paio di occhiali che ti aiutassero a vedere il mondo in un altro modo. Un paio di volte alla settimana facevano queste sedute di LSD, in cui Charlie raggruppava tutti i membri della famiglia e gli somministrava lui stesso l'LSD, così che poteva controllare a chi darne di più, a chi darne di meno, a chi non darne proprio. E mentre tutti erano sotto l'effetto di droghe, lui parlava di come fosse Gesù reincarnato. E che era l'unica persona a sapere tutte le verità del mondo. E poi diceva anche a tutti di fare sesso gli uni con gli altri, donne con donne, uomini con uomini, e loro lo facevano senza chiedere mai niente. Erano completamente isolati dal mondo e non sapevano nulla oltre a tutte le storie che Charlie raccontava e a cui loro appunto credevano ciecamente. E Charlie inizia a fare questa cosa, per cui inizia a mandare alcuni membri della famiglia dentro a delle case di persone ricche di Hollywood per rubare soldi, oggetti di valore, quello che trovavano. Oppure altre volte non rubavano neanche, entravano nelle case di notte mentre i proprietari delle case dormivano e spostavano tutti i mobili, in modo che poi i proprietari della casa, quando si svegliavano la mattina, erano confusi nel vedere tutti i mobili completamente in posti differenti. Charlie ascoltava i Beatles in maniera ossessiva, soprattutto The Magic Mystery Tour album, ed era convinto che i Beatles avessero scritto quest'album apposta per lui. Pensava che loro fossero illuminati come lui e pensava proprio che avessero una sorta di connessione mentale. Sentiva messaggi e parole che neanche esistevano. Era convinto che alcune canzoni le avessero scritte proprio per lui, che gli stessero parlando. E quando i Beatles hanno rilasciato The White Album, la cosa è solo peggiorata. Charlie pensava che quest'album fosse una sorta di previsione del futuro. Pensava che la canzone Piggy rappresentasse i privilegi dei politici. La canzone Blackbird, che tra l'altro è una delle mie canzoni preferite in assoluto, sosteneva fosse la rivolta del popolo di colore. E Helter Skelter, secondo lui, era il nome di una sorta di guerra che stava per accadere. E una cosa da sapere su Manson è che era assolutamente razzista. E con le sue ragazze professava l'amore, la libertà, eccetera. Invece, davanti agli uomini, sentiva di poter essere veramente se stesso, quindi parlava liberamente di quanto fosse razzista. Odiava le persone di colore, odiava gli ebrei. Ed era convinto appunto che stesse per succedere questa grande guerra in cui le persone di colore avrebbero cercato di prendere il sopravvento sulle persone bianche e che solo Manson e la sua famiglia sarebbero sopravvissuti a questa cosa. E il suo piano per poter sopravvivere era scavare un buco senza fondo nel deserto in cui si sarebbero andati a rifugiare e ne sarebbero usciti dopo 100 anni. E la loro famiglia si sarebbe nel frattempo estesa a 144.000 membri. Per lui il tempo, anche lì, non aveva proprio una delineazione chiara. E sosteneva che le persone di colore non erano per niente intelligenti ed erano poco organizzate, di conseguenza non sarebbero durati molto al governo e sarebbe stata un'opportunità per Charles Manson e la sua family di salire al governo. Quindi questo era il suo piano. Questa era proprio una sua previsione, come se fosse un profeta, e lui continuava a sostenere di essere Gesù reincarnato. Quindi questa guerra, questo movimento e questo suo piano
per sopravvivere, fu chiamato proprio Helter Skelter, come la canzone dei Beatles. E parlava dei dettagli di questo piano Helter Skelter di continuo ai suoi seguaci, diciamo, mentre erano sotto LSD, e gli diceva che non dovevano per nessuna ragione lasciare il ranch o allontanarsi dal ranch, perché se l'avessero fatto un terribile futuro li avrebbe attesi e sarebbero stati uccisi oppure schiavizzati, e che quindi dovevano assolutamente rimanere lì dentro. A questo punto Charlie è diventato totalmente paranoico e ha perso un po' la testa ed è convinto che tutti ce l'abbiano con lui e che tutti lo stiano cercando e gli vogliano fare del male. In particolare ce l'ha con il movimento afroamericano rivoluzionario Black Panther. È convinto che loro vogliano attaccarlo e vede le due cose, la famiglia Manson e i Black Panther, come tipo due squadre che si devono affrontare. Non capiva bene il movimento dei Black Panther. E quindi passa il tempo a organizzarsi per questa guerra che sta per succedere, per difendersi da tutte le persone che vogliono fargli del male, e inizia proprio a accumulare armi che ovviamente le ragazze non potevano toccare. Nel frattempo, nella vecchia casa di Terry Melcher a Cilio Drive, Roman Polanski e sua moglie Sharon Tate si sono appena trasferiti e stanno vivendo la loro vita. Stessa cosa per Gary Inman, l'insegnante di musica che sta semplicemente vivendo la sua vita, finché il 31 luglio Gary viene trovato morto nella sua casa con due pugnalate al cuore e la faccia sfregiata. La sua casa era stata svaligiata completamente, le sue due macchine erano sparite e scritto con del sangue di animale sul muro c'era la scritta Political Piggy. Charlie aveva provato diverse volte a far entrare Hinman nella family perché pensava fosse uno spirito libero e pensava fosse un bel match per la family, ma Charlie sapeva anche che Hinman era troppo ricco perché entrava e usciva dalla family, non era completamente fedele come lo erano tutti gli altri. Chiaramente Hinman faceva una bella vita e non voleva rinunciarci per la family. E Bobby Busoleil, vi ricordate il ragazzo molto bello che aveva sempre tante ragazze intorno, di cui palesemente non riesco a pronunciare il cognome? Che è quello che ha presentato Hinman a Charlie. Ha dato la scusa perfetta per liberarsi di Gary. Perché un giorno Bobby ha comprato $1000 di mescalina, che è un tipo di droga, da Gary. Ma questa droga era di cattiva qualità. E Bobby rivoleva indietro i suoi soldi e ne voleva anche extra da poter dare a Charlie, un po' per l'inconveniente e un po' per aiutare la family con il loro piano di scavare quel buco nel deserto e rintanarsi lì per 100 anni. Ora, Bobby non era al 100% un membro della Manson family, ma Charlie se l'era sempre tenuto molto molto vicino e l'ha sempre aiutato quando aveva bisogno, volendo sempre qualcosa in cambio. E il 25 luglio il membro della family, Davis Bruce, porta Bobby, Mary Brummer e Susan Atkins a casa di Gary Hinman, armati di pistola e coltello, per chiedergli i soldi indietro di questa mescalina. Ma Hinman non glieli vuole dare, dice di non averli e si rifiuta di darglieli nonostante lo riempiano di botte per un sacco di tempo. Si dice che rimangano in casa di Hinman a picchiarlo per tutto il weekend, ma Hinman si rifiuta fino alla fine di dargli questi soldi. Quando finalmente la family se ne va, Gary minaccia di chiamare la polizia e di raccontargli tutto. Al che Charlie, che in quel momento era presente, dice a Bobby: "Tu sai cosa fare", e se ne va. E Bobby, senza esitare, accoltella due volte Hinman e scrive col sangue sul muro Political Piggy. E cercano anche di far incolpare i Black Panther per questo omicidio, mettendo sul muro il simbolo appunto dei Black Panther, sperando che la polizia pensasse che erano stati loro e si erano firmati. Ma quando la polizia trova il cadavere di Hinman, trova anche una delle sue macchine che erano state rubate non lontano da casa sua, e nel sedile posteriore della sua macchina c'è proprio Bobby che sta dormendo. Di conseguenza lo arrestano per l'omicidio di Gary Hinman. Ma Bobby non dice niente di Charlie, tiene la bocca chiusa e si prende tutta la colpa. E Hinman non era neanche il primo omicidio compiuto dalla famiglia Manson e purtroppo non sarà neanche l'ultimo. Quell'estate Manson inizia davvero a perdere la testa e inizia a dire sempre più spesso che Helter Skelter stava per accadere e sarebbe successo quell'estate, ma l'estate era quasi finita e non era ancora successo niente. E quindi Charles decide che l'avrebbe fatta succedere lui. Quindi va dalla family e gli dice: "Ora è il momento. È il momento di Helter Skelter". Quindi adesso Bobby è in prigione e a Charlie viene un'idea. Vuole ricreare dei delitti simili a quelli che Bobby ha compiuto, sempre firmandosi come Black Panther, in modo che la polizia capisse che se delitti simili stavano continuando a succedere nonostante Bobby fosse in prigione, probabilmente il colpevole non era Bobby, ma erano effettivamente i Black Panther. E in questo modo la rivoluzione sarebbe iniziata e Helter Skelter sarebbe iniziato. E come prossima casa, Charlie sceglie la casa che per lui
rappresentava tutto il rifiuto che Hollywood gli aveva fatto provare, ovvero la casa di Terry Melcher, in cui però Terry non vive più, e pare che Charlie, quando ha scelto questa casa, sapesse già che Terry non viveva più lì, perché pare che Charlie fosse andato a Cilio Drive proprio per confrontarsi con Melcher e abbia incontrato Sharon Tate insieme al proprietario della casa, che gli avevano detto che Terry Melcher non viveva più lì. Quindi lui sapeva, quando ha scelto questa casa, che non avrebbe trovato Melcher. Ma per lui la casa era simbolica abbastanza. E l'8 agosto del 1969, Tex, insieme a Susan Atkins, Patricia Kremwinkel e Linda Kasabian, intorno a mezzanotte, vanno nella nuova residenza di Roman Polanski e Sharon Tate. Linda doveva essere quella che aspettava in macchina e che la teneva pronta poi per scappare, ma le ragazze pare che non avessero nessuna idea di quello che le aspettava, di quello che dovessero fare una volta arrivate a questa casa. Pare che Tex fosse l'unico ad aver avuto tutte le istruzioni da Charlie e che le ragazze erano state istruite soltanto di fare tutto quello che Tex diceva. Quindi una volta che arrivano davanti alla casa, intorno a mezzanotte, Tex spiega alle ragazze che cosa avrebbero dovuto fare. Spiega che dovevano intrufolarsi nella casa, rubare tutti i soldi e tutte le cose di valore che trovavano e successivamente uccidere tutti i presenti nel modo più macabro possibile. Susan e Patricia accettano senza porre neanche una domanda, ma Linda non è tanto certa di questa cosa. Sharon Tate e Roman Polanski erano due persone molto di successo a Hollywood. Roman Polanski era un famoso regista e Sharon Tate stava crescendo come attrice proprio in quel periodo, aveva appena ottenuto 4 ruoli per 4 film, aveva 26 anni al tempo ed era incinta di 8 mesi e mezzo. Roman in quel periodo non c'era, era a Londra e sarebbe tornato a Los Angeles solo pochi giorni dopo, giusto in tempo per la nascita di suo figlio. E quella notte aveva chiesto a una coppia di loro amici, Wojciech Frykowski, scusate se lo sto pronunciando male ma ho delle difficoltà, e la fidanzata Abigail Folger di fare compagnia a Shannon finché lui non arrivava. E c'era anche Jay Sebring, che era un famoso parrucchiere di celebrità a Hollywood. E quella sera erano andati tutti insieme a cenare e poi avevano deciso di proseguire la serata a casa, appunto, a Cilio Drive. E una curiosità da sapere è che quella sera doveva essere presente anche l'attore Steve McQueen, che ha cancellato i programmi all'ultimo perché la sua fidanzata del tempo gli aveva chiesto se per favore potevano rimanere a casa e avere una serata più intima solo loro due. Poco prima di mezzanotte, Tex e le ragazze arrivano fuori dalla casa, parcheggiano la macchina in fondo al vialetto e Tex si arrampica sul palo del telefono e taglia i fili. Tex conosce bene la casa perché è stato diverse volte a diverse feste che Roman Polanski e Sharon Tate avevano organizzato. Ma ad un certo punto Tex vede una macchina avvicinarsi e da questa macchina esce un ragazzo molto giovane, uno studente di nome Steven Paren, che era un venditore porta a porta che era venuto lì per parlare col custode della casa perché voleva vendergli una radio sveglia. Tex gli punta una pistola alla testa e il ragazzo lo implora di non fargli del male e giura che non avrebbe raccontato niente a nessuno. Ma Tex lo aggredisce prima con un coltello e poi gli spara 4 volte all'addome, al petto e al volto, uccidendolo. Tex poi ordina alle ragazze di spingere la sua macchina con ancora lo studente morto all'interno in fondo al vialetto e di lasciarlo lì. Tex trova una finestra aperta, entra dentro la casa e va ad aprire la porta principale alle ragazze per farle entrare. Frykowski stava dormendo sul divano, ma appena Tex e le ragazze si avvicinano, lui si sveglia. Tex gli tira un calcio in testa e Frykowski gli chiede che cosa ci fai qui e chi sei. E Tex gli risponde: sono il diavolo e sono venuto a fare il lavoro del diavolo. Tex prende Sharon Tate, Jay Sebring e li lega con una corda intorno al collo e legata al soffitto. E Jay Sebring inizia a protestare per come sta trattando Sharon Tate, che è incinta di 8 mesi e mezzo. Ma alla seconda protesta Tex gli spara e poi lo accoltella 7 volte. E questo dà inizio al massacro in cui tutti i presenti verranno colpiti da colpi di pistola e pugnalate. Frykowski era riuscito a uscire dalla casa e a fare qualche metro prima che Tex riuscisse a prenderlo e a pugnalarlo ancora 51 volte. Linda, nel frattempo, che stava aspettando in macchina, dice di sentire delle urla terrificanti. Quindi entra in casa e inizia a dire che sta arrivando qualcuno, con la speranza che questo metta fine al massacro, ma è assolutamente inutile. Abigail riesce a uscire dal retro della casa dove c'è la piscina, ma Tex la prende e la pugnala 28 volte. Sharon Tate pare che abbia implorato di essere lasciata in vita almeno abbastanza a lungo da poter vedere suo figlio nascere e che poi avrebbero potuto fare di lei quello che volevano. Ma Susan Atkins la insulta pesantemente, le dice che non gliene frega assolutamente niente. Le dice di stare zitta e la pugnala 16 volte. E pare che Sharon morirà chiamando il nome di sua mamma.
E secondo le istruzioni di Charlie, prima di andare via da questa casa avrebbero dovuto lasciare qualcosa, qualcosa di stregato, aveva detto. Quindi Susan Atkins prende degli asciugamani che aveva usato per provare a legare Frykowski e scrive la parola pig usando il sangue di Sharon Tate. E Linda dirà che a metà del massacro voleva tornare in macchina e scappare via, ma sua figlia si trovava allo Spahn Ranch in quel momento e sapeva che se l'avesse fatto non avrebbe mai più rivisto sua figlia. Prima di andare via si cambiano i vestiti insanguinati e li buttano in dei cespugli insieme alle armi che avevano usato. I corpi vengono trovati dalla donna delle pulizie la mattina seguente. L'unico sopravvissuto alla fine era il custode della casa, che viveva in una casetta degli ospiti un po' più lontano, che viene interrogato dalla polizia e subito rilasciato. Che poi io dico, ma che custode sei se non ti accorgi che c'è un massacro in atto mentre tu dovresti custodire la casa? Roman Polanski viene avvisato dalla polizia e gli viene ordinato di tornare immediatamente a casa e viene interrogato. La polizia stava cercando di capire chi mai avrebbe potuto avere un motivo per fare una cosa del genere. Nel frattempo allo Spahn Ranch Charlie con tutto il resto della famiglia stanno ascoltando alla radio per sentire se danno notizie di questo massacro. Charlie è emozionato per l'inizio di Helter Skelter e non vede l'ora che la polizia dia la colpa ai Black Panther. Ma questa cosa non succede ovviamente. E Charlie non è per niente felice, non è felice neanche di come siano stati effettuati questi omicidi, perché sostiene che siano stati molto maldestri e incasinati. Quindi la sera dopo decidono di andare ad ammazzare qualcun altro. E questa volta andranno sempre Tex, Susan e Patricia, insieme a Leslie Van Holten e Charlie stesso, perché dice che voleva fargli vedere come fare. Quindi il 9 agosto 1969 entrano nella casa di Lino e Rosemary la Bianca. E loro sono stati scelti per caso, erano due persone ricche di successo e vivevano in un quartiere in cui vivevano tutti i ricchi. E sappiamo quanto Charlie odiasse i ricchi. Quindi questo è stato l'unico motivo per cui hanno scelto questa coppia. Unito al fatto che qualcuno della family era già stato a qualche festa che questa coppia aveva organizzato e quindi conoscevano abbastanza la casa. E Lino e Rosemary furono pugnalati tantissime volte, soprattutto Rosemary, che fu pugnalata 42 volte. E prima di andare via hanno di nuovo scritto sul muro, col sangue, morte ai porci e Helter Skelter. Ma anche stavolta Charles Manson non ha fatto assolutamente niente, non ha toccato nessuno neanche con un dito, non ha preso parte al massacro. E c'è stata la possibilità che questi omicidi rimanessero irrisolti perché la polizia non aveva idea di chi potesse essere a compiere questi omicidi. Non avevano per niente collegato la famiglia Manson a tutto questo. E infatti sono passati mesi prima che la polizia facesse un collegamento con loro. Nel frattempo la famiglia Manson si trasferisce dallo Spahn Ranch e va a vivere nella Death Valley, perché avevano iniziato a scavare quel famoso buco nel deserto. E mentre scavavano, comunque, continuavano a vandalizzare posti, davano fuoco alle cose, facevano casino. E a un certo punto hanno dato fuoco a dei macchinari che erano di proprietà del National Monument della Death Valley, ed è lì che la polizia interviene. Li va a prendere e arresta qualcuno di loro per atti vandalici. E tra queste persone c'era anche Susan Atkins, e mentre è in prigione confessa alla sua compagna di cella di essere coinvolta nel delitto di Gary Hinman. E ovviamente tutte queste informazioni vanno all'orecchio dei detective, che iniziano a collegare i pezzi. Quindi la polizia inizia a raccogliere prove e vanno nelle case in cui sono successi questi massacri e trovano effettivamente delle impronte digitali che corrispondevano con quelle di Tex, Patricia. E quindi Tex, Susan e Patricia vengono accusati di 7 capi d'accusa per omicidio e cospirazione. E anche Manson viene accusato di 7 capi d'accusa di omicidio e cospirazione, nonostante non abbia effettivamente preso parte attivamente a questi massacri. E man mano che interrogavano i membri della famiglia era chiaro chi fosse la mente dietro tutto questo. E Linda Kasabian al momento del processo era incinta del suo secondo figlio e siccome non aveva partecipato attivamente ai massacri perché era quella che rimaneva in macchina, gli è stata garantita l'immunità in tribunale in cambio delle testimonianze dettagliate di quello che era successo. E lei ha parlato apertamente di tutto. E all'inizio era stato fatto un accordo anche con la Atkins, in cui le evitavano la pena di morte se avesse testimoniato contro Charlie. Ma all'ultimo lei si rifiuta dicendo che era innamorata del riflesso di Charlie e che non c'era limite a quello che lei avrebbe fatto per lui. Il processo iniziò il 24 luglio del 1970, quando notoriamente Charles Manson entra in aula con una X incisa sulla fronte, dichiarando di essersi cancellato con una X dal sistema. E gli altri membri della family lo aspettavano fuori dal tribunale e nonostante lui fosse in prigione, loro continuavano ad adorarlo
e a supportarlo. E ci sono delle scene veramente inquietanti di come queste persone erano totalmente sconnesse dalla realtà. I feel no bad. I know no bad. Open them. I'm not against you, huh? Bitter? No. Alcune si sono rasate completamente la testa come segno di solidarietà verso Charlie, tante si sono anche loro incise questa X sulla fronte. Linda Kasabian viene chiamata a testimoniare e lo fa per 18 giorni e racconta tutto. E Charlie per tutto il tempo in aula le urla continuamente sperando di intimidirla, ma fortunatamente non ci riesce. Perché Linda è una delle ultime a essersi unita alla Manson Family, quindi probabilmente era la meno indottrinata. Come già detto, i membri della Family, nonostante Charlie fosse in prigione, erano comunque fedelissimi. E misteriosamente, per un periodo, chiunque cercasse di testimoniare contro Charlie, gli succedeva qualcosa. A qualcuno veniva bruciata la macchina, cose di questo genere. Ad un certo punto il processo fu completamente rovinato dal presidente Richard Nixon, perché rilasciò un'intervista in cui dichiarava ai mass media che Charlie era un uomo colpevole di 8 omicidi, direttamente o indirettamente e senza nessun motivo. E questa dichiarazione è stata fatta nell'agosto del 1970 e il processo era ancora in atto. E chiaramente la difesa usa questa cosa provando a far interrompere il processo, perché sostiene che una dichiarazione del genere, detta dal presidente, possa influenzare il giudizio della giuria. Ma la giuria giura che questo non avrebbe influenzato la loro opinione e il processo va avanti. La difesa di Manson era chiaramente che lui non aveva ammazzato nessuno e che probabilmente i suoi seguaci erano diventati un po' fanatici e avevano malinterpretato le parole di Manson, che lui parlava di voler uccidere l'ego, perché l'ego è l'unica cosa che ti impedisce di essere veramente libero e va ucciso. E probabilmente loro hanno capito male e sono andati ad ammazzare delle persone. Che colpa ne aveva Manson di questo? Cioè, c'è stata un'incomprensione. Io davvero penso che fare l'avvocato sia un mestiere veramente difficile in questi casi. Cioè, cosa fai se ti dicono devi difendere Charles Manson e devi dire queste cose? Ah, il mio cliente è innocente, lui non ha ammazzato nessuno, no? Cioè, io non potrei mai farlo. E Tex, Patricia e Susan erano pronti a prendersi la colpa al 100%, dicendo che avevano fatto tutto loro, che Charlie non c'entrava assolutamente niente. Ma nel gennaio del 1971, Manson, Susan, Tex e Patricia vennero dichiarati colpevoli per ciascuno dei 27 capi d'accusa contro di loro. E fu data a tutti la pena di morte fino all'anno successivo in cui la California ha abolito la pena di morte, quindi questa sentenza si è trasformata in prigione a vita. E ad oggi Susan Atkins è morta nel 2009 per un cancro terminale al cervello. Patricia Krumwinkel è ancora in prigione. Anche Leslie Van Holten è ancora in prigione a 69 anni. Tex ne ha 73 ed è ancora in prigione a San Diego. Charlie Manson è morto all'età di 83 anni il 19 novembre del 2017. E per tutto il tempo passato in prigione lui ha dichiarato di non essere colpevole. Perché lui non ha ucciso nessuno, non ha mai mostrato rimorso, non ha mai chiesto scusa. E ho letto che un sacco di dottori hanno fatto di tutto per cercare di diagnosticargli qualche malattia mentale, qualcosa che giustificasse quello che ha fatto, ma nessuno è mai riuscito a trovare niente. E qualcuno sostiene che negli ultimi tempi in prigione aveva iniziato a soffrire di schizofrenia e di disturbo paranoico delirante, ma non aveva queste cose nel periodo in cui ha agito come ha agito. Penso fosse semplicemente un gran manipolatore, cresciuto nel modo peggiore in cui una persona può crescere, esposto a nient'altro che violenza fin da quando era davvero un bambino. E ripeto, questa non è una giustificazione assolutamente. Sono curiosa di sapere voi cosa ne pensate. Ripeto, questo è un caso molto conosciuto, però magari alcune delle informazioni che vi ho dato non le conoscevate già. Fatemi sapere se l'avete trovato interessante. E per questo video è tutto, direi che è stato già abbastanza lungo, quindi non aggiungo altro. Ci vediamo la prossima settimana con un altro leader di culti, ma ci vediamo prima lunedì con i miei soliti video True Crime. Grazie di avermi guardata e ascoltata. Se vi è piaciuto questo video, mettetemi like, iscrivetevi al canale, tutte quelle cosine lì. Ciao!